13:30, buon pomeriggio, è giovedì 11 luglio e bentrovati con il nostro telegiornale. Oggi in apertura due notizie che riguardano due casi di lupara bianca, entrambi avvenuti in provincia di Vibo Valentia. E partiamo da quello più eclatante perché il suo nome, il suo caso, il suo nome lo hanno conosciuto in tutta Italia. Per la prima volta da tre anni a questa parte, da quando è scomparsa, probabilmente uccisa, ma il suo cadavere ancora non è stato trovato, nella sparizione di Maria Chindamo c'è una vera svolta, vera perché oggi è stata arrestata una persona. Non sarebbe il responsabile della sparizione direttamente, ma avrebbe avuto un ruolo attivo, molto attivo, ed è il momento, questo che state vedendo, in cui viene tradotto dalla sede del comando provinciale dei carabinieri portato verso il carcere. Si tratta di Salvatore Ascone, che ha 53 anni e che è ritenuto legato alla cosca Mancuso di Rimbadi. Salvatore Ascone è il proprietario del casolare di campagna che confina coi terreni dell'azienda agricola di Maria Chindamo in località Montalto di Rimbadi. La donna, ve lo ricordo, scomparve proprio a poca distanza dalla sua proprietà e dalla proprietà di Ascone. Venne trovata la sua auto, la Dacia, con tracce di sangue, il volume dello stereo acceso e i suoi effetti personali, la sua borsa, c'erano anche 1000 euro in contanti, assolutamente intatti. Cosa sarebbe successo? La Chindamo sarebbe stata aggredita, prelevata con la forza, portata via e poi a quel punto non si sa se fatta sparire, sotterrata, buttata in mare, insomma questo è ancora da capire. Ma quale sarebbe stato il ruolo di Salvatore Ascone? Salvatore Ascone, che ripeto è proprietario del terreno confinante con quello della Chindamo, lì dove la sparizione della donna sarebbe avvenuta, aveva la mania dei sistemi di videosorveglianza delle telecamere ed avrebbe manomesso il sistema di videosorveglianza della sua proprietà insieme ad un suo operaio romeno, Gheorghe Laurenziu Nicolae, che per questo è stato denunciato a piede libero, per evitare che venisse ripresa la scena, evidentemente di un piano già studiato per prelevare la Chindamo. Era il 6 maggio del 2016, il 6 maggio del 2015, lo stesso giorno, un anno prima, il marito della donna si era suicidato. Questi fatti messi insieme, come dire, comporrebbero il quadro di un delitto maturato per motivi passionali, familiari. La Chindamo aveva una relazione extraconiugale, aveva chiesto il divorzio, il marito non accettava la fine della loro relazione e per questo si sarebbe suicidato e quindi, per quanto riguarda il motivo della sua sparizione, probabilmente uccisione, c'è da pensare ad una vendetta da parte dei familiari del marito, si deve ritenere, ma è una delle ipotesi. Un'altra era stata avanzata proprio pochi giorni fa, poche settimane fa, perché a giugno, il 13 giugno anzi, era arrivata una lettera alla Procura di Vibo, una lettera anonima, in cui si ipotizzava che il movente dell'omicidio della Chindamo fosse da ricollegare a motivi di natura economica ed a pretese sui terreni di proprietà della donna da parte di persone che avevano per questo già tormentato il marito. Veniva anche indicato il luogo in cui era sepolto il corpo, nei pressi di una proprietà poco distante al di sotto del livello stradale, ma quella zona è stata setacciata palmo a palmo, si è scavato, sono stati portati i cani molecolari e nulla è stato ritrovato. Gli inquirenti però e gli investigatori per via delle date hanno sempre creduto al movente di natura passionale. Ed a raccontare della mania per le telecamere e per il sistema di videosorveglianza da parte di Ascone è stato Emanuele Mancuso. Emanuele Mancuso è il figlio del boss Pantaleone Mancuso, è il primo pentito della cosca di Rimbadi. Ne conosceva le abitudini, quindi degli Ascone, li frequentava quasi ogni giorno e ha detto che aveva una vera e propria paranoia Salvatore Ascone per il sistema di videosorveglianza e anche questo fa parte del mosaico che ha portato gli inquirenti ad arrestare Ascone quest'oggi. Ora però resta da capire dove si trovi il corpo della Chindamo, se sia stato ucciso e dove il suo cadavere sia stato nascosto e naturalmente chi siano stati poi i responsabili dell'aggressione e del prelevamento della donna.
Ed oggi i carabinieri hanno fermato Antonio Prostamo, di 30 anni, che è ritenuto uno dei responsabili dell'omicidio di Francesco Domenico Vangeli, che venne assassinato, aveva 26 anni allora, nella notte tra il 9 ed il 10 ottobre scorso. Vangeli era scomparso da Filandari, il comune del Vibonese in cui risiedeva, e la sua auto era stata trovata bruciata nei pressi dello svincolo di Mileto della A2 Salerno Reggio Calabria. Malgrado le ricerche, il suo corpo non è, come quello della Kindava, ancora stato trovato. Antonio Prostamo è accusato di accusato di omicidio aggravato dal metodo mafioso e distruzione di cadavere, ritenuto un elemento di spicco dell'andrina Pititto Tavella Prostamo di Mileto, ed è il nipote del presunto boss Nazareno Prostamo, che si trova in carcere dopo una condanna all'ergastolo. Secondo le indagini, il delitto sarebbe da collegare al fatto che la vittima avrebbe avuto una relazione sentimentale con l'ex compagna di Prostamo dopo che i due si erano però lasciati. Vangeli sarebbe stato assassinato a colpi di fucile, attirato con un pretesto, un appuntamento di natura lavorativa, in un agguato in cui poi è stato ucciso. Il suo cadavere sarebbe stato messo in un sacco di plastica e buttato nel fiume Mesi, ma poi le correnti lo avrebbero trascinato fino al mare. L'arma usata per uccidere Vangeli, un fucile, sarebbe stata trovata all'interno di un pozzo artesiano. Dell'omicidio la procura antimafia di Catanzaro accusa anche il fratello di Antonio Prostamo, Giuseppe, di 35 anni, che era stato arrestato nel maggio scorso per possesso di un'arma clandestina e di munizioni. I carabinieri hanno trovato le minacce di morte, i messaggi con cui si minacciava di morte Domenico Vangeli, all'interno del telefonino di Vangeli, che era stato sequestrato. Ma poi alla base del delitto, principalmente, ripeto, c'era questo risentimento di natura passionale di Antonio Prostamo nei suoi confronti. Vangeli però sarebbe stato assassinato anche per via di contrasti che aveva con Giuseppe Prostamo, il fratello di Antonio, sia per debiti di droga, sia perché Giuseppe Prostamo lo accusava di avergli rubato una pistola che poi effettivamente venne trovata al padre di Vangeli a Pisa. Un uomo di nazionalità romena di 43 anni è morto battendo la testa per terra in seguito ad una lite scoppiata per futili motivi con alcuni suoi connazionali ieri sera in contrada Boscarenno, nella frazione di Schiavonea. Tra la vittima ed un connazionale è nata questa colluttazione, nella quale il 43enne è caduto battendo la testa e questa caduta gli è stata fatale. Adesso i carabinieri indagano per omicidio preterintenzionale. La sanità calabrese senza pace. Ieri due sit-in contemporaneamente alla cittadella regionale, sempre da parte di lavoratori precari. Si tratta in un caso di infermieri e operatori sociosanitari del centro trasfusionale di Lamezia Terme, nell'altro di lavoratori a tempo determinato dell'azienda sanitaria di Catanzaro. Se per i primi c'è un primo parziale provvedimento positivo, la proroga dei contratti scaduti il 30 giugno, erano gli unici in pratica 29 lavoratori per i quali i contratti non sono stati rinnovati, mancato malgrado l'invito del commissario Cotticelli di poche settimane fa, mentre per quanto riguarda i 53 lavoratori degli ospedali del Catanzarese bisognerà attendere una settimana e la riunione del tavolo a Duce per sapere quale sarà il loro destino. Nel mare magno di problemi, vertenze e carenze della sanità calabrese, può capitare pure che due gruppi di precari della stessa azienda sanitaria, quella di Catanzaro, si ritrovino a protestare insieme. Quello che è successo coi contemporanei sit-in svoltisi presso la cittadella regionale, uno da parte dei 29 tra infermieri ed operatori sociosanitari del centro trasfusionale di Lamezia Terme, che sembrerebbero gli unici a non aver ottenuto la proroga dei contratti scaduti il 30 giugno scorso, e l'altro a cura di 53 lavoratori a tempo determinato che sostituiscono il personale in malattia o in aspettativa negli ospedali dell'ASP catanzarese. Per quel che riguarda la situazione di Lamezia, sembrerebbe esserci margine per una soluzione. Il dirigente del Dipartimento Salute, Antonio Belcastro, ha infatti annunciato l'intenzione di prorogare subito i contratti fino alla fine di settembre, in attesa che dal tavolo di verifica tra Regione e Governo, che si riunirà fra una settimana, vengano reperite altre risorse per consentire la proroga già ottenuta dai precari delle altre aziende calabresi. Il commissario Cotticelli dovrebbe ora imporre anche all'ASP di Catanzaro il rispetto della circolare di due settimane fa, con la quale si invitavano i manager delle aziende ad allungare i contratti fino alla fine del 2019. Non è giusto che si faccia una disparità di trattamento, alcuni precari sì e altri no. Questa graduatoria è nata per il bacino d'utenza di tutta la Calabria. Sono rimasti 200 da
da riconfermare in tutta la Calabria, l'ASP di Reggio Calabria l'ha confermata, l'ASP di Crotone l'ha confermata, l'ASP di Vibo l'ha confermata, il Pugliese l'ha confermata e il Mater Domini l'ha confermata. Soltanto la nostra azienda non ha rinnovato questi contratti, che non sono 29, ma sono circa 53 persone dal mese di gennaio che sono stati mandati a casa. Questa è una graduatoria del 2011, dove erano 900 persone in attesa di essere stabilizzati. Alcuni ce l'hanno fatta ad arrivare ai 36 mesi della vecchia normativa, altri con la nuova normativa che era quella di Di Maio, che bisognava fare 24 mesi, non ce l'hanno fatta, perché nella nostra azienda hanno fatto disparità di trattamento. C'è posto per tutti, anche per stabilizzare questi precari. Per i 53 infermieri ed OS degli ospedali del Catanzarese, invece, la verifica del cosiddetto tavolo a Duce sarà decisiva. In quella sede, infatti, l'ASP di Catanzaro dovrà presentare il dato aggiornato del fabbisogno di personale richiesto a tutte le aziende. E non è detto che tutto fili liscio. Eppure, negli ultimi mesi, anche col concorso dei recenti provvedimenti del governo, sono andati in pensione circa 200 lavoratori. Ma l'automatismo fra fuoriuscite e reintegri, sebbene parziale, non è scattato. E fino al 18 luglio prossimo i precari resteranno col fiato sospeso. Le dotazioni organiche all'interno dell'ASP di Catanzaro sono carenti e rischiamo con questo allontanamento dei tempi determinati di chiudere reparti e servizi. Pertanto invitiamo il generale Cotticelli, il dottore Belcasso e chiunque altro si occupa di materie di sanità a intervenire immediatamente, soprattutto anche sull'emergenza e sui reparti critici per le assenze. Il 23 luglio, quindi ormai manca pochissimo, mancano 12 giorni, parte la quarta edizione della Summer Arena. All'inizio era, come dire, il luogo fisico, si chiama così, adesso è l'intero cartellone, l'intera manifestazione. La Summer Arena è ormai uno degli appuntamenti più attesi, più noti, più anche ambiti per il cartellone, che propone dei concerti, soprattutto quello sono musicali, ma non solo, c'è il cabaret e quest'anno ci sarà la lirica dell'estate nell'Italia meridionale, ormai è comunque conosciuta a livello nazionale. Il programma è stato presentato ieri e, ripeto, la grande novità di quest'anno, oltre alla musica e agli appuntamenti con comici o showman, nel caso di Enrico Bregnano, è quello con la lirica, sarà rappresentata la Tosca di Puccini. L'espressione più abusata quando si presenta un cartellone di spettacoli è «ce n'è per tutti i gusti», e poi non sempre è vero. Il programma della quarta edizione della Summer Arena, la kermesse estiva che si svolge a Soverato, invece rispecchia gusti e tendenze musicali e per la prima volta allarga i suoi orizzonti perfino alla lirica, con la messa in scena il 14 agosto prossimo della Tosca di Puccini per la regia di Orlin Anastasov e con l'orchestra del Teatro Cilea di Reggio Calabria. Il via il 23 luglio prossimo col ritorno del generale Francesco De Gregori, quindi una raffica di artisti amatissimi dai più giovani. Il 3 agosto Salmo, l'11 agosto Irama, il 17 Gemitaiz e il 20 Anastasio. Ultimo concerto il 22 agosto, quello di Fiorella Mannoia, prima di due spettacoli comici, quelli di Enrico Brignano il 24 agosto e di Pucci il 7 settembre. Ma il promoter Maurizio Senese non fa mistero del fatto che la lirica sia la nuova sfida e anche un po' un esame per una rassegna che ormai è entrata nella ristretta lista dei grandi eventi del Sud Italia. Quest'anno finalmente un grande evento come un'opera lirica come la Tosca, quindi grazie all'associazione Traiettoria che crede al nostro progetto e sperando che nei prossimi anni possiamo aumentare quelle che sono le serate della lirica, perché le grosse strutture come l'Arena di Verona, il Teatro Greco di Taormina ormai è appuntamento fisso, quindi l'opera lirica come la grande cultura, ecco, dell'opera, vogliamo che venga anche in Calabria e quindi al Summer Arena. Il Summer Arena ormai è una realtà nazionale, quindi come dicevo una bella cittadina come quella di Soverato, un bel mare, una cittadina ospitale, è un grande progetto come il Summer Arena, è un connubio di fare promozione turistica, anche perché sappiamo che il turismo oggi è un turismo mordi e fuggi e quindi ormai le scelte turistiche sono mirate, quindi la gente va dove c'è promozione, dove cerca di divertirsi.
già proiettato sul 2020, tanto da annunciare con oltre un anno d'anticipo il ritorno di Ficarra e Picone nel 25ennale di carriera, Senese rivela di essere contento di aver coronato, scritturando Pucci, un comico che finora non aveva tenuto in grande considerazione i palcoscenici meridionali. E poi per la prima volta Pucci, perché Pucci non è mai venuto al sud, non in Calabria, quindi è una scommessa anche per lui ritornare in Calabria e ritornare quindi al Summer Arena, sperando che facciamo cambiare idea a questi artisti che prima di venire in Calabria hanno un po' tentennano un po'. Per Soverato la Summer Arena rappresenta ormai un richiamo straordinario dal punto di vista turistico. Nelle prime tre edizioni sono stati staccati più di 80.000 biglietti e più della metà degli spettatori, per la precisione il 65%, proveniva da altre regioni. Il sindaco di Soverato Ernesto Alecci non perde di vista che la visibilità della cittadina ionica è notevolmente cresciuta. Siamo orgogliosi di poter ospitare quello che è diventato uno dei 5 eventi più importanti a livello nazionale per quanto riguarda la musica estiva, per tutti i palati tra l'altro. Quest'anno veramente i più giovani, come le famiglie, come i più adulti, possono vedere accontentati i loro gusti musicali. In più c'è un evento anche, credo, di caratura veramente internazionale, che è la Tosca. Credo che sia il progetto estivo più importante della nostra regione, che dà una grandissima visibilità, perché poi è sul circuito di Ticket to One, che è un circuito internazionale, europeo, quindi quando si acquistano i biglietti di concerti che si possono tenere a Londra, ad Amsterdam, a Monaco, c'è il banner che passa sempre Summer Arena Soverato, e questo per noi è motivo di grande orgoglio. Ed è arrivato il momento di Io Scelgo Calabria. Io Scelgo Calabria è una grande iniziativa mediatica che mira ad ottenere ciò che governi, politica non sono mai riusciti a fare, costruire un forte mercato interno calabrese. Possiamo aiutare i nostri migliori produttori agroalimentari se consumatori, ristoratori, proprietari di alberghi, pub, pizzerie decideranno di lavorare assieme. Io Scelgo Calabria. L'Andugia è un famoso salume spalmabile piccante originario di Spilling, paese calabrese della provincia di Vibo Valentia, situato a pochi chilometri dalla bellissima Tropea. Michele Dotro, giovane agricoltore e tecnico agronomo, ha le sue radici proprio a Spilling e nella sua azienda produce Andugia secondo le più autentiche tradizioni di lavorazione, frutto di saperi tramandati di generazione in generazione. Magna Grecia Lifestyle, grande progetto di comunicazione integrata che mira a costruire modelli di convivenza economico-sociale e sostenibili, ha selezionato il meglio di questa produzione secondo un disciplinare molto rigido. L'Andugia di Magna Grecia Lifestyle contiene carni e grasso pregiati per il 70% circa e peperoncino per il restante 30%. Materie prime tutte derivate dalla cultura rurale del Monte Poro. Maiali allevati in proprio e peperoncini tripizi, coltivati nei terreni di proprietà aziendale, così come i cereali necessari per alimentare i suini. Una paziente stagionatura e affumicatura naturale rendono questa selezione di Indugia di Spilling veramente unica. Nella lavorazione dell'Andugia non vengono usati additivi chimici, quali insaporitori, coloranti, conservanti, addensanti, e né materie prime provenienti dall'estero. I budelli suini sono rigorosamente naturali, a partire dalla rinomata orma, intestino cieco del maiale. Piccole quantità realizzate artigianalmente e manualmente. Scegli la Calabria che lavora. Entra nella rete di Io Scelgo Calabria. La nostra Andugia nasce dalla ferma adesione ai principi di armonia universale ideati nell'antica Magna Grecia oltre 2500 anni fa. La filosofia della filiera corta,
della massima valorizzazione del territorio di provenienza, nonché della vocazione artigiana come scelta, arricchiscono ulteriormente una storia che è nata nel sud più autentico. L'Andugia, selezione Magna Grecia Lifestyle, è figlia della civiltà mediterranea e veicola nel mondo globale partendo dalla Calabria. Un messaggio di tutela e affermazione di stili di vita a misura d'uomo. Andugia di Spilinga, selezione Magna Grecia Lifestyle. Un prodotto pregiato calabrese molto amato nel mondo. Scelgo Calabria termina anche questa edizione del telegiornale che torna alle 19:15. Vi ricordo che c'è www.tgcal24.it per restare aggiornati. Grazie per averci seguito.